possiamo iniziare. Grazie veramente a tutti per la partecipazione. Questa sera è una serata impostata su un solo marchio, come abbiamo fatto nella scorsa edizione con il Blender. Abbiamo previsto poi un incontro ad aprile che sarà invece sulla storia di alcuni marchi giapponesi del dopoguerra. Il taglio di questi incontri non è un taglio prevalentemente tecnico. Abbiamo pensato di raccontare un po' di storia legata a marchi che sono diventati famosi e che in realtà molto spesso non lo sono diventati per una pura combinazione, ma dietro questi marchi ci sono stati uomini che hanno avuto idee, uomini che ci hanno creduto. Quello di oggi è dedicato a Victor Hasselblad, che è in realtà un caso non sufficientemente conosciuto e valutato in Italia, molto conosciuto e molto apprezzato all'estero. Ci sono un po' di facce nuove, io mi presento, sono Massimiliano Terzi, nella vita lavoro per una compagnia di assicurazioni e quindi faccio tutt'altro lavoro. Da sempre sono appassionato, colleziono, avendo con Ricci la possibilità di impostare qualche incontro con un taglio divulgativo raccontando la storia di alcuni marchi, così è nata questa idea. Io sono un raccoglitore seriale sin da ragazzino di documentazione, oltre che di macchine fotografiche. Quindi partiamo subito dalla diapositiva che avete già visto, che è quella con cui ci siamo lasciati sull'incontro con Blender. Il senso di queste serate è impostato su una storia che vuole comunicare attraverso questo, che potrebbe essere il percorso di una metropolitana o di una ferrovia, ciò che dagli anni 20-30 per Weglander, siamo tornati ancora più indietro, pensate che Weglander nasce nel 1756 come azienda, ma nel Novecento come si sono intrecciati alcuni marchi e come in realtà idee che appaiono a noi estremamente intelligenti e brillanti, come per esempio l'idea di una macchina modulare che sviluppò Victor Hasselblad, avessero in realtà delle radici nel tempo che sono state radici ispiratrici. O come per esempio, e questo lo vedremo nel prossimo incontro, un prodotto già di grandissima qualità come quello tedesco fu preso dai giapponesi, migliorato fino a sconfiggere una delle industrie sicuramente più preparate, più forti, come quella appunto della fotografia tedesca, che vantava un secolo di storia, no? Quando anche qualcosa in più, perché la Carl Zeiss in realtà viene costituita come fondazione nel 1889, no? E quindi la Hasselblad si posiziona sotto e sostanzialmente parte come esperienza nel 1948. Per darvi un'idea, Hasselblad, ed è famoso il confronto con Reynolds e Decker, che sapete che è uno dei due fondatori di Rolex, era quello che mancherà negli anni 60 dopo aver ceduto le azioni dell'azienda ed essere stato praticamente buttato fuori dal nuovo management di Rolex, che aveva in mente certo di non fare solo la biottica, no? Lui mancherà poco dopo, ma negli anni 50 Decker frequenta molto Victor Hasselblad e in questo scambio di idee nascono i germi di quella che poi sarà una macchina sviluppata con la nuova gestione nel 1966, che è la Rolleiflex SL66, che prende molte delle caratteristiche di Hasselblad, ma Zenzadronica per esempio, che è una macchina giapponese che viene lanciata nel 1957, è esattamente la copia, voglio dire, giapponese ispirata dalla fotocamera di Hasselblad. Quindi una storia estremamente intrecciata. Oggi siamo all'inizio di un racconto che ha un grande valore, perché in realtà Hasselblad era un uomo prodotto, cioè era un uomo che non ha fatto una fotocamera, ha inventato un prodotto nuovo. Questa è una storia che parte dalla Svezia, cioè siamo in un contesto industriale, tecnologico, non famoso per la produzione di macchine fotografiche, no? Forse la Svezia era famosa negli anni 40 per aver costruito gli aerei Saab durante la Seconda Guerra Mondiale, con la quale, voglio dire, la Svezia ha resistito all'invasione tedesca, e poi vedremo il ruolo giocato da Victor Hasselblad in quel contesto. Ma di certo non si trovava in un contesto che favoriva lo scambio di esperienza, no? Sai che prima che Dresda venisse rasa al suolo durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, in realtà quello era il fulcro europeo della produzione di macchine fotografiche.
no? C'erano la IA, c'erano la Zesito, c'erano un sacco di marche che in realtà, voglio dire, avevano quindi un humus fertile, no? Per poter fare innovazioni, per poter fare tutt'altro. Ed è qui la grande singolarità della storia che racconteremo stasera. Tanto è vero che Hasselblad andrà a presentare la sua macchina fotografica negli Stati Uniti. Nel 1948 lui farà una scelta non spiegabile per l'epoca, ma che era estremamente intelligente. Partiamo a ritroso, no? Le altre due cose le abbiamo fatte su un filo cronologico che partiva dall'inizio e arrivava alla fine. Qui questa sera partiremo dalla fine. Victor Hasselblad, che nasce a Göteborg, sapete, è una città industriale a sud della Svezia, e nasce nel 1906, muore nel 1978. Hasselblad nel 76 venderà l'azienda ad una società di investimenti svedesi, all'età di 70 anni si ritirerà e con il ricavato creerà la fondazione Erna e Victor Hasselblad, che è tuttora attiva e si occupa di assegnare soldi alla ricerca scientifica, borse di studio, è il Nobel per la fotografia svedese, cioè viene abbinato a questa cosa. Quindi un'esperienza che poi è rimasta. Lui morirà nel 78 e quando muore lascia un'eredità molto importante che cercheremo un po' di percorrere stasera in alcuni tratti salienti. Uno dei fatti salienti, che letto col segno di poi rappresenta la grande intuizione di Hasselblad, è che dopo la guerra lui, e dopo vedremo con che vicende, ha il pallino di sviluppare una macchina fotografica nuova. Ma in realtà lui è un grandissimo appassionato, lui è un ornitologo, è un appassionato e cerca disperatamente una macchina con cui lui possa fare delle riprese con tempi veloci, con obiettivi di lunga focale, tendenzialmente potendo cambiare l'obiettivo e cambiare il magazzino della pellicola, con una visione reflex, per cui un prodotto che all'epoca sul mercato non c'era. Pensate che le macchine con visione reflex, le imprenta tra le reflex Corel, le Exacta 6-6, c'era già un formato di fotocamera ampiamente sperimentato, no? Quello che vi cito in questa slide è esattamente un racconto fatto da Hasselblad in terza persona dell'incontro, che è un fatto veramente saliente nella storia del marchio, che avviene a New York quando, siccome l'azienda di famiglia aveva fatto nel 1908 un accordo con Eastman per vendere i prodotti Kodak in Svezia, in realtà lui conosceva bene il mercato americano, lui aveva anche avuto l'opportunità di conoscere George Eastman, che muore nel 1932, perché in realtà la famiglia, probabilmente per tenerlo lontano, lo fa viaggiare parecchio in quegli anni, no? Il padre lo manda a Dresda a vedere come si costruiscono le macchine fotografiche, come funziona il mercato appunto della fotografia, va negli Stati Uniti ed è molto affascinato da questo personaggio che si conosce abbastanza poco, perché poi è molto legato, cioè lui è stato una più proprio perché ha fondato la Kodak, ma Eastman negli Stati Uniti è considerato uno degli imprenditori più illuminati in assoluto, no? C'è un museo nel quale vengono riprodotte le scoperte, le scoperte, i contributi che lui ha dato, eccetera eccetera. Quindi è molto affascinato da questa visione creativa e quando decide di scegliere il mercato americano in realtà lo fa per una serie di ragioni che sono ragioni abbastanza interessanti e innovative per l'epoca. E che cosa fa? Va da Kodak, che gli presenta Willoughby, che è uno dei più grandi importatori di quegli anni. Se vi guardate, se vi capita di sfogliare un numero di Popular Photography degli anni 50, vedrete che tutte le marche tedesche e le Hasselblad poi anche hanno sotto il nome di questo importatore, che è un importatore che in quegli anni negli Stati Uniti aveva un grandissimo mercato, no? E gli dice: guarda, io ho pensato di costruire una macchina del genere. Gli organizzano un incontro con una ventina di fotografi e c'è questo trafiletto che è bellissimo, nel quale si dice che in realtà i fotografi che vennero alla TV Club di New York il 6 ottobre del 1948 vennero più per curiosità che con l'idea di trovare qualcosa di nuovo, no? Hasselblad, che all'epoca aveva un'organizzazione praticamente inesistente anche dal punto di vista produttivo, si presentò con questa macchina, questa macchina 6F, che è una macchina che ha bisogno dell'altro, perché è intercambiabile, sembra guardare il cuscino, è assolutamente uguale al massimo fatto negli anni 70, no? L'unica differenza è che questa macchina
ha una temperatura tendina, no, una temperatura centrale, e arrivava fino a 1600 di secondo. Quindi era ciò che lui auspicava potesse adattarsi al tipo di fotografia che piaceva lui. E la macchina modulare, questo lo possiamo smontare, abbiamo l'obiettivo, il mirino, il magazzino. E c'è un aneddoto bellissimo legato a quella serata, sempre raccontato da lui. Questa macchina ha un otturatore a tendina metallica corrugata, prodotto dalla Sennheiser, che è un'industria, un'acciaieria svedese, di 0,016 mm, un capello, questo lui ci teneva a dirlo, ha uno spessore medio di 0,07 mm, quindi era meno spesso di un capello. E prima della presentazione ci sono questi 20 fotografi e c'è il direttore generale di Guido Urbino che si mette a giocare con la macchina e a un certo punto, mentre la carica questa scatta ancora la nostra intensità, la cravatta gli si infila dentro nella tendina. Allora c'è un momento di smarrimento generale perché insomma c'era la gente, c'erano le persone. Uno dei tecnici che lavorerà con Hasselblad poi nei successivi 30 anni decide a un certo punto di fare quello che normalmente si faceva al matrimonio, cioè taglia la cravatta, ricarica la macchina che sputa fuori l'angolo inferiore della cravatta, la macchina è funzionante, fanno questa presentazione. Per cui, probabilmente non precisissima, probabilmente migliorabile, ma è una macchina con caratteristiche di solidità notevole. Questo è uno degli aneddoti che trovate, per esempio, raccontata nella biografia che è stata scritta su Hasselblad, che è un libro bellissimo, bisogna leggere e avere, dall'idea di come fu affrontato il mercato. Fu affrontato con un prototipo. Quali sono i motivi del successo che poi Hasselblad ebbe? Sicuramente il fatto di aver scelto un mercato giusto, sicuramente il fatto di avere esperienza commerciale. Lui, l'azienda di famiglia, l'aveva vista funzionare, sapeva che cosa voleva dire arrivare ad un mercato del genere. E poi, da ultimo, la scelta del mercato. Guardate bene che il mercato americano sarà per Hasselblad un motivo di successo che durerà per tutta la storia, almeno fino alla sua scomparsa, e qui vedremo con che riflesso. Era impensabile, nel 1947, quando lui comincia con prima edizione di questa macchina, andare in Germania e chiedere alla Zeiss, che sapete era stata, parlavamo la serata di Berlinguer, dopo i bombardamenti e la distruzione della sede di Dresda, il Zeiss-Ikon non rimane niente, nelle teleshot a Jena rimane poco, e gli americani che vengono per i russi imbarcano tutti i tecnici Zeiss che trovano e si riportano per Kopen, dove cercano di far rinascere la Zeiss occidentale. E quindi loro riavviano la produzione con grandissima difficoltà, bisogna arrivare all'inizio degli anni 50 per cominciare ad avere, quindi era impensabile andare in Zeiss nel 47 e dirgli producimi gli obiettivi. Ma siccome aveva buoni rapporti con Kodak, chiede a Kodak di fabbricare degli obiettivi. Kodak, che non li fabbricava con nessun mercato anche perché non era il core business, ma ricordiamoci che poi andare in Germania per fare le macchine fotografiche, no? E le retine degli anni 50 sono fatte a Stoccarda, per cui quello che succede in quel periodo è che queste prime macchine non solo sfondano sul mercato americano, ma sfondano con delle ottiche americane, no? Quindi con una, voglio dire, una notazione interessante per il mercato figlio, voglio dire, nazionalista di quell'epoca, no? Quindi questo incontro, dicevo, si divide in due parti, no? Una parte della quale esamineremo il contesto, nell'altra parte nella quale vedremo il prodotto, vedremo quindi più in dettaglio quali sono le caratteristiche tecniche delle macchine che sono state fatte. Non parleremo di digitale, perché in realtà ci fermeremo al 1998, cioè all'accesso di Hasselblad al mondo digitale attraverso i dorsi per le macchine. In realtà la storia di adesso è una storia come quella di tante altre aziende, no? È molto bello, è molto affascinante parlare di quegli anni. Quindi partiamo prima dal contesto, vediamo un piccolo la storia della famiglia Hasselblad è di una complessità infinita, nel senso che loro già alla metà dell'Ottocento il bisnonno ha un'attività di import-export e la famiglia che all'epoca sta a Stoccolma ha una vita abbastanza agiata. Succede però una cosa negli anni, alla fine dell'Ottocento, abbastanza interessante, nel senso che in quegli anni muore il fondatore,
e il figlio, che sarà poi il nano di Hasselblad, sostanzialmente, che è un appassionato di fotografia, comincia a sviluppare, tra l'importazione delle varie cose che devo facendo, ma anche l'importazione di oggetti legati all'immagine. Tendenzialmente in quegli anni comincia a svilupparsi molto il mondo della fotografia, per cui loro importano cartoline, album per potercele mettere, eccetera eccetera. Ma fanno una cosa interessante legata sempre alla ricerca di un'opportunità di business che in quegli anni c'era, cioè loro importavano una fotocamera dall'estero dell'Inghilterra, che era una di quelle, non sono molto esperto dell'epoca, di quelle tecniche, cioè per quei box nei quali era possibile cambiare la pellicola, cambiare pellicole piane dentro, quindi fare scatti multipli, no? Questa viene sostanzialmente copiata pari pari, perché non esistevano all'epoca coperture particolari, questa è una macchina che trovate in tantissime versioni e marchi, no? Ma cominciano a produrre, grazie a un personaggio che individuano a Göteborg, che è anche lui un appassionato, un artista, e ha interesse a sviluppare per loro questa cosa, e cominciano a produrre questa macchina che chiameranno Sveva Express, e produrranno in circa 13.000 esemplari tra la fine dell'Ottocento e i primi vent'anni del Novecento. Quindi in realtà l'antesignana di qualsiasi produzione fotografica Hasselblad, perché la macchina Hasselblad della camera è questa, è una macchina abbastanza ricercata, ma che nulla ha a che vedere con la produzione successiva. La cosa interessante è che la Hasselblad fotografica AB è l'azienda che consentirà ad Hasselblad, che è quella che viene creata proprio per commercializzare dal 1908, dopo l'accordo con Eastman, per commercializzare i prodotti Kodak in Svezia, per vendere le macchine fotografiche, per vendere i prodotti che nel frattempo importano. E in realtà questa sarà per Hasselblad la base di liquidità che verrà usata per finanziare nel dopoguerra la sua esperienza. La vita di Victor non è una vita semplicissima, nel senso che il nonno, che sarà quello con cui lui avrà contatto all'inizio, sarà quello anche con il quale avrà questa condivisione della passione per la fotografia, muore quando lui è piccolo, il padre divorzia. Immaginatevi cosa poteva voler dire nella Svezia di quegli anni un personaggio così in vista, perché il padre ritrovasse come d'altronde il nonno, avevano ricoperto cariche pubbliche, avevano una certa visibilità, un impero non da poco, no? E il nonno sostanzialmente, quando muore, lascia l'azienda in mano al padre. Il padre nel frattempo si è separato, si è risposato, ha un figlio, e sostanzialmente in quegli anni questa caratteristica, questa connotazione di avere comunque una doppia famiglia comporterà una serie di paragoni anche rispetto alle capacità. Preferirà molto il figliastro, cioè il fratellastro di Hasselblad, nell'ambito dell'impiego nell'azienda di famiglia. Lui nel frattempo, come vi dicevo prima, comincia a sviluppare la passione per le scienze, per la fotografia, soprattutto di uccelli, dove lui diventa un grandissimo appassionato e competente, e nel 26, quindi l'anno della costituzione del consorzio Zeissigon, lui comincia a fare questo viaggio in Europa, il padre lo manda a Dresda, e lui scrive un articolo per Phototechnik, che è una rivista nata in quegli anni nella Dresda, voglio dire, di grande fermento dell'industria fotografica, e in questo articolo lui insomma descrive alcune tecniche di ripresa. La macchina che lui utilizzerà poi per fare le fotografie, lì lo vedete ripreso, sarà una Leica, con un telelitto, con il Visoflex, cioè siamo già negli anni 30, e negli anni 30 lui pubblica per la prima volta un libro di fotografia che dà il culto, di fotografia di uccelli, che dai cultori della storia di Hasselblad è cercato, no? È una chicca assoluta. Lì vedete invece un timbro dove lo vedete con l'appellativo di dottore o di dottore ingegnere, stiamo parlando degli anni 70, perché lui ricevette, mi pare alla fine degli anni 60,
una laurea honoris causa in ingegneria dell'Università di Göteborg. Però sicuramente in quegli anni comincia a maturare questa idea. Tenete conto che nella foto che vedete prima sta fotografando con una macchina americana di grande formato e chiaramente lui si faceva fare in Germania degli obiettivi di lunga focale da collegare con da mettere su macchine di questo genere, ma i risultati sono estremamente scarsi. Quindi comincia a pensare ad un prodotto che possa, come vi dicevo prima, soddisfare le caratteristiche. Ma come vi raccontavo, quello che accade sostanzialmente è che lui viene sempre più messo ai margini della famiglia, quindi anche la grande ricchezza di materiale che lui riusciva a trovare, perché appunto praticava nell'attività, viene meno. E nel 1934 lui sposa Erna, che è questa, la compagna di Erna. La moglie lo aiuterà tantissimo, loro gireranno il mondo insieme, a parte che per passione per testare le macchine. Assoda ha sempre testato i prodotti in maniera maniacale, per cui non esisteva nulla che lui non avesse provato nell'ambito della sua esperienza da fotografo. E negli anni, nel 1934, lui sposa Erna. In quel periodo loro hanno a Rau, che è un'isola a sud, sul mare, a sud di Göteborg, una residenza che poi sarà la loro residenza, diciamo, di relax, fuori città, e la terranno fino alla fine. Rau sarà l'incontro di Assad con tantissimi personaggi, uno di questi fu Reinhold Heidecke, e avevano poi un appartamento nell'ambito del palazzo che avete visto in una delle prime slide, che era al porto di Göteborg, che è il palazzo Hasselblad, che c'è tuttora ed è ancora la sede dell'Hasselblad in Svezia. Questa è una foto di Erna presa con una Leica, e quando nel 37 lo buttarono fuori dall'azienda, sostanzialmente lui aprì un piccolo negozio di fotografie in centro a Göteborg e si mise a vendere fotografie sue. Aveva poi aperto un laboratorio di sviluppo e stampa, e non campava certo agiatamente. La moglie veniva da una famiglia benestante, riuscirono con l'aiuto economico della moglie sostanzialmente a mettere in piedi questa attività, e questa cosa lo portò sostanzialmente fino alla guerra. Questa è una foto famosa perché era una delle foto appese all'interno del negozio, no? Dopodiché, dal 37 al 40, passo breve, sapete che la Scandinavia si presenta neutrale alla Seconda Guerra Mondiale, ma ha un valore strategico perché potrebbe essere un territorio di passaggio tra l'Europa, no? E un territorio di presidio tra l'Europa e la Russia. L'aviazione svedese aveva necessità di montare su questi caccia, no? Che dicevo prima, che erano dei caccia abbastanza piccoli, una macchina con la quale fare dei rilievi. Perché? Perché in una delle azioni offensive tedesche era stato abbattuto un Messerschmitt, comunque un aereo, un caccia tedesco, ed erano riusciti a recuperare una fotocamera che era rimasta integra all'interno, e questa cosa aveva fatto venire l'idea. Siccome Assad era molto conosciuto comunque nell'ambiente, la famiglia era molto in vista, lo chiamarono a Stoccolma e gli fecero vedere questa macchina tedesca e gli dissero: ma dai, riesci a fare una macchina come questa? Lui la guardò e disse: no, guardate, io riesco a fare una meglio, se mi fate lavorare, no? E si mise a produrre, e guardate bene, lui non aveva niente, cioè aveva un negozio di fotografia e un laboratorio dietro. Affittò un'officina che era vicino ad un deposito di materiali ferrosi. Questa cosa si rivelò poi strategicamente la scelta più fortunata, perché davanti a Grau non si trovava niente, e in quell'officina progettò e realizzò una macchina per fotogrammetria e per ripresa aerea. In realtà tra il 1940 e il 1941 produce la HK7, che è tuttora un oggetto di culto per gli appassionati, perché era una macchina molto piccola che guarda sulla quale lui aveva detto: io questa macchina la faccio con gli obiettivi intercambiabili. E quando l'aviazione svedese gli aveva chiesto: ma scusi, perché? Vabbè, con gli obiettivi intercambiabili, perché deve esserci possibilità, secondo il tipo di ricognizione, di montare un obiettivo diverso. Vedete che
una ripresa aerea ha bisogno di avere un rapporto focale distanza dal terreno e periodicità dello scatto che consenta di riprendere in maniera finale il territorio, se no, rischia di saltare pezzi piuttosto che fare doppioni. Quindi quello che lui fa dopo aver consegnato queste prime macchine è di produrre una macchina successiva che sarà la SK4, che ha il seme di ciò che verrà prodotto dopo, nel senso che ha gli obiettivi per cambiarli. Innanzitutto la HK7 ha un formato molto piccolo, per cui l'aviazione ha un formato molto piccolo, per quell'epoca voleva dire avere almeno un 6x6, un 6x9, comunque. Ma l'aviazione svedese, che riuscì veramente a presidiare grandemente il territorio in quel periodo, disse: no, guarda, allora non farmi più una macchina che tiene in mano uno dei due occupanti del caccia, ma fammi una macchina da montare in maniera fissa che abbia la possibilità di montare un formato di pellicola più grande e che tendenzialmente consenta con un temporizzatore di fare delle foto in sequenza. Nasce quindi, dicevo, la SK4, che ha esattamente quelle caratteristiche, quindi è motorizzata, consente di avere un temporizzatore meccanico nello scatto, ha gli obiettivi intercambiabili, ha i dorsi intercambiabili, perché avendo un formato di pellicola più grosso serviva avere un'autonomia che reggesse almeno un volo di ricognizione. Questa sarà una macchina geniale, poi, col senno di poi, per le caratteristiche che aveva. Nel 1942 gli chiedono di realizzare una macchina per ripresa a terra, che vedete è quella che trovate in alto a sinistra, che aveva un periscopio a specchi. Quando li recupereranno dal confine finlandese, lì dentro ci troveranno proiettili di Aiosa, perché quella viene usata in trincea sostanzialmente, no? E perfezionerà ulteriormente la SK4. Nel 43 l'aviazione svedese si presenta e gli dice: bene, siccome sei stato così bravo ormai, voglio dire, la guerra è una prospettiva di fine, vorremmo commissionarti e ti ferma, ma sei davvero un pacifista di fondo, no? Poi mi dice: guarda, io per l'azienda bellica ho lavorato abbastanza, adesso ho una prospettiva di inventare qualcosa di mio e non realizzo più una macchina per l'aviazione. Ma in quegli anni la Svezia aveva sofferto di un isolazionismo mostruoso che derivava proprio dal fatto che ce li aveva, del sotto c'erano i tedeschi e sopra c'erano i russi. E qual è la prima attività che va in banca nel caso di isolamento di una nazione? Quella del commercio con l'estero. Quindi l'azienda di famiglia nel 42 è al collasso. Lui sa da terzi, che non ero io, ma sa da persone di Gothenburg che il fratellastro, insieme agli altri, vuole vendere l'azienda. Allora che cosa fa? Parla con la moglie, parla con degli investitori, riesce ad ottenere credito, compra l'azienda di famiglia, guardate bene, cioè una storia molto simile a quella della Pixar, no? Compra l'azienda di famiglia e la utilizza poi, dopo la guerra, per finanziare il suo progetto. Questa azienda, che poi in realtà lui chiude come attività per tutto ciò che non gravitasse intorno alla fotografia, cioè la ridisegnerà attorno alla convenzione con Kodak, che è la famosa Hasselblad Fotografiska AB. AB vuol dire Aktiebolag, che in svedese è tipo società per azioni, una roba di questo tipo. Quando lui prende questa azienda, per i primi, fino alla fine della guerra, quindi in quegli anni, attende e si mette a fabbricare degli orologi. Lui dal 43 al 45 fabbrica orologi, vedete che qui ci sono dei meccanismi, perché in realtà il mercato interno aveva una mancanza cronica degli oggetti più banali che la Svezia non riusciva più ad importare, no? E inizia a produrre una serie di oggetti fotografici, produce dei proiettori, mai con il marchio Hasselblad, ma anche gli orologi saranno prodotti con un altro marchio, no? E a questo punto, alla fine della guerra, lui la prima cosa che fa, va negli Stati Uniti, va da Kodak e dice: bene, rinsaldiamo i vecchi rapporti, riapre sostanzialmente l'importazione dei prodotti Kodak e in realtà, con grande stupore dei fratelli, quella che sembrava un'azienda defunta
comincia a riprendere. Con la fine del conflitto il mondo riparte. Riparte e in realtà con la ripartenza delle attività riparte anche il progetto di Hasselblad. E Hasselblad in questo è molto razionale. Lui dice: io per potermi finanziare ho bisogno di un'attività, non riuscirò mai a produrre fotocamere in Svezia, a venderle in Svezia, ho rapporti con gli Stati Uniti e con Kodak, quindi prende l'idea, come dicevamo prima, di una macchina modulare e in realtà la sviluppa su un corpo macchina molto più piccolo. Si vede che gli obiettivi della 1600 e della 1000F vanno su con una sorta di passo a vite che fa un click, no? E qui manca una baionetta, no? Voglio dire. E questi magazzini, cioè un magazzino della 1600F, può essere tranquillamente montato su una macchina della montagna. Nel senso che voi sono cambiati, se ce ne sono varie versioni, ma in realtà la modularità rimarrà per sempre. L'unica cosa che lui fa quando fa una macchina ad autotrattore centrale, o poi quando rifà una macchina ad autotrattore tendina negli anni 70, non la fa più con un passo di questo genere, no? Però questa è poco più che una scatola con dentro uno specchio reflex, è composto da 887 pezzi, ha un meccanismo di orologeria. E tra le aneddoti divertenti di questa macchina c'è la molla del diavolo, cioè in fase di costruzione c'era una molla che nel 90% dei casi schizzava via per la tensione col pavimento e sembrava che non era più per cui era una costruzione abbastanza complessa. Ma se voi la guardate, cioè se voi guardate questa scatola, questa potrebbe essere tranquillamente, voglio dire, scambiata per una 500C se non fosse per l'operatore. Quindi in quegli anni lui pensa a questo progetto, realizza un prototipo e, come dicevamo prima, va a presentarlo a New York e, ispirandosi, come vi dicevo, nella forma a reflex prebelliche, quindi con il tipo di visione, e a quello che lui sviluppa durante la Seconda Guerra Mondiale sulle fotocamere per fotografia aerea, in realtà tira fuori un'idea che è un'idea assolutamente innovativa. La modularità, pensate poi Nikon Top nel 35 mm, pensate alle altre marche che vi ho citato prima. Ragazzi, lui è il primo a fare questa roba, per cui è inequivocabile che gli altri l'abbiano copiato. E pensate anche al fatto che lui per primo sfida, voglio dire, la fisica della costruzione di un obiettore che non è certo precisissimo, ma che ha la pretesa di arrivare fino a 1600 di secondo. Guardate bene, noi adesso la chiamiamo 1600F, ma la macchina non è uscita con quel nome, il nome gli è stato dato come si chiama la 1000F, per distinguerla dalla prima, tutte le pubblicità che fanno della 1600F si parla di Hasselblad, del Swedish Camera, cioè la macchina svedese fatta da Hasselblad, no? Dopodiché quando il tempo verrà ridotto ad un millesimo, chiameranno 1000F, dopo quello che abbiamo sta per focal plane, cioè quindi otturatore sul piano focale, e questa di conseguenza diventerà la 1600F. Nel mercato americano contano diversi fattori. Veniamo, questa è una foto che mi ha sempre preso. Io ho il sogno nella mia vita di salire su una giardinetta all'inoffe e di fare una foto da sopra. Ci sono fotografi che hanno usato Hasselblad. Io questa sera vi parlo di Ansel Adams perché da un punto di vista simbolico fu uno di quelli coinvolti da Victor Hasselblad già alla fine degli anni 40. L'altro, come vi dicevo prima, è George Eastman, cioè la presenza di Kodak nel mercato americano e di un mercato molto attivo da un punto di vista fotografico. E quindi quando Hasselblad va negli Stati Uniti, va anche con l'idea di agganciare questo tipo di fotografia che in Europa è, voglio dire, grandemente trapassata dalla guerra, no? Cioè in Europa si sono sviluppate negli anni della guerra, negli anni soprattutto della guerra, un tipo di fotografia tipicamente documentaristica, cioè c'è la gente che va a fotografare, no? Quindi e il tempo di reazione anche per come l'industria fotografica in Europa si rigenera negli anni 40 è estremamente lento. Quindi lui che cosa fa? Utilizza anche quest'arma per riuscire ad inserirsi nell'ambito del mercato americano. Qui ritorniamo all'esempio con il quale siamo partiti, che è la famosa sera all'Athletic Club di New York del 6 ottobre 1948,
la stampa il giorno dopo annuncia in maniera cauta ma estremamente attenta l'avvento di una nuova fotocamera. Questa cosa, per questi 20 giornalisti che partecipavano a questo incontro, diventò un volano talmente ampio che cominciò ad arrivare una domanda alla quale lui non era preparato. Perché? Perché le macchine le costruiscono in Svezia, no? E all'epoca mandare del materiale dalla Svezia agli Stati Uniti non era una roba che te lo spedisce oggi da FedEx e dopodomani ti arriva, no? Allora lui che cosa fa? Organizza un laboratorio da Willoughby, uno dei capannoni, no, che mette a disposizione, dove manda uno dei suoi tecnici, lo manda perché lui possa ricevere le macchine e verificare che funzionano bene e poi consegnarle ai proprietari. Nel 1949 consegna 37 macchine fotografiche, ma i magazzini di Kodak a New York a 2.998 obiettivi. Questo è veramente un momento di grande tensione, perché non arrivano i manuali di istruzione, non arrivano gli accessori, e quindi Willoughby a un certo punto ha veramente la tentazione, per racconto dello stesso Hasselblad, di scaraventarli fuori e di chiudere la vendita. In realtà quello che succederà poi nel 50, fino al 50, questa macchina viene prodotta fino al 53, la 1600F, è che riuscirà a mettere in produzione almeno circa 3.000 esemplari. Oggi ne sopravvivono grosso modo un terzo, si stima. Questa è una macchina molto rara, tra l'altro, che acquistabile ancora a prezzi per la rarità estremamente interessanti, anche in buone condizioni. È, voglio dire, un fermacarte tendenzialmente, se lasciamo perdere il tema del fascino, e cioè, non bisogna usarla per fare le fotografie, però in realtà è una macchina veramente molto molto rara. Lui la correda di alcuni accessori e fa su tutta una serie di ragionamenti. Anche qui, per esempio, il fatto che lui la dia Ansel Adams è strumentale per il tipo di fotografia che faceva Adams. Sapete che lui faceva una fotografia naturalistica, no? Lui, per campare, faceva anche fotografi industriali, fotografi di hobby, o ritrattista, fa delle cose meravigliose. Però lui è il fotografo degli Osmi, no? Lui nasce lì, nasce con una coda quami regalata dai genitori quando aveva 14 anni, lo portavano in vacanza, dove era San Francisco, lo portavano appunto prima della Del Valle e poi nel parco, no? Quindi ha anche un tipo di fotografia che si adatta molto bene a questa fotocamera. Adesso vi leggo brevemente dal libro di Ansel Adams, che è la sua autobiografia, come lui racconta l'esperienza di quegli anni. Lui dice, siamo negli anni 70 quando lui scrive questo libro, Adams muore nell'84, questo libro viene scritto 7-8 anni prima. L'Hasselblad è stata la mia preferita negli ultimi 20 anni. Mi piace la sua superlativa precisione ottica e meccanica. Ho incontrato Victor Hasselblad a New York nel 1950. Di ritorno a San Francisco ho trovato ad attendermi una sua macchina fotografica modello 1600F, con la preghiera di provarla e di mandargli in Svezia le mie osservazioni. Dovevo tenermi l'apparecchio con i suoi omaggi. Come per ogni prototipo c'erano molte osservazioni da fare, ma la concezione della macchina era stupenda. La velocità massima dell'otturatore, 1600 di secondo, era realizzata più sul tavolo da disegno che nella realtà e arrivava tutt'altro alla metà. Le velocità più lente però erano accuratissime. Il modello successivo, la 1000F, era molto più soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Le velocità dell'otturatore erano più precise. Tuttavia l'otturatore meccanico del piano focale aveva seri problemi di progettazione ed è stato sostituito dal modello 505. Vado avanti a leggerla, molto bella questa, ve la mando. C'è poi tutta la storia. Loro due si sentiranno e frequenteranno per tantissimi anni. Adams e Adams verrà dato il secondo premio assegnato dalla Fondazione Ernest Victor Hasselblad dell'80, che proprio per il contributo e i contatti che lui aveva avuto con Hasselblad, no? E il primo lo diede ad un fotografo svedese molto famoso che aveva contribuito tantissimo a tutta la parte di sviluppo di immagini legata all'azione divulgativa che poi vedremo che Hasselblad aveva fatto poi in quegli anni.
il resto è veramente storia, nel senso che sempre, sempre a cavalcare le fasi positive per investire su un prodotto innovativo. Qui parliamo del confronto con Rode. In tutti gli anni 50 i due si frequentano molto, si frequentano sull'isola di Rao e ci sono tantissime fotografie di loro insieme, uno con la 500C o la 1000F e l'altro con la biottica. Ed è che è un conservatore che dopo la metà degli anni 50 comincia ad avere problemi nel rimanere nell'ambito del management dell'azienda. A un certo punto lui, molto appesantito dalle continue pressioni rispetto a cambiamento, piuttosto che decide, come vi dicevo prima, di vendere le quote di sua proprietà, di ritirarsi, cambiare la proprietà poco dopo, con un cambio di management molto pesante. Rowley negli anni 60, nel giro di qualche anno, diventerà da monoprodotto a poliprodotto, prevalentemente con la SL66, la 35, la Rowley 35 e la SL66 vengono lanciate lo stesso anno, ma poi se voi guardate il catalogo Rowley della fine degli anni 60 facevano veramente di tutto, no? Cioè si erano ampliato tantissimo lo spettro. L'SL66 è una spasmodica ricerca di battere Hasselblad copiando un'idea e tendenzialmente senza l'obiettivo al prodotto, l'obiettivo alla copia. L'SL66 è una macchina molto amata e molto odiata, però fu una cosa che mise veramente in grande crisi Rowley negli anni 60, perché fu uno sforzo di progettazione abnorme, di investimento abnorme per fare una macchina che addirittura montava le stesse focali della 500C. Voi trovate il 40 Distelman, il 50 Distelman, il 60, trovate l'80 Planar, il 120 S-Planar, il 150 Sonar, il 250 Sonar, che sono esattamente le ottiche di Hasselblad. Però questa cosa la dice lunga su come anche qua lo sforzo non è quello di orientarsi a un prodotto, ma è quello di copiare, no? Il successo che non è copiabile spesso. Perché una delle caratteristiche peculiari di Hasselblad è che noi abbiamo visto che di 1600F ne fece 2800, ma guardate che Hasselblad non ha mai avuto una grandissima produzione. Considerate che lui celebrò le 250.000 macchine prodotte nel 1970, voglio dire, e le produceva nel 49, per cui il passo medio degli anni 70 di Hasselblad era 20.000 fotocamere all'anno. Questa cosa perché lui era maniacalmente orientato a produrre in maniera precisa, affidabile, cioè l'esperienza della 1000 e della 1600. Gli avevano insegnato che in realtà l'affidabilità nel mondo della fotografia a cui lui si avvicinava, che era fotografia professionale e scientifica, era fondamentale. Ma questa cosa genera un effetto di mercato incredibile, perché di solito quando la domanda è maggiore dell'offerta, puoi vendere prezzo e quindi lui, se volevi un Hasselblad, dovevi tirare fuori dei soldi, anche perché il sistema di accessori era utilizzabile assolutamente su tutte le macchine. L'altra grande copia Hasselblad della Zimmerman Radio, da loro Yoshino, figlio di produttore di riso, lui cosa ha fatto? Non so che cosa ha fatto Yoshino nel Giappone all'inizio degli anni 50 per finanziare le macchine fotografiche. Ha costruito accendini. Gli accendini Panomica sono un'icona del giocatore italiano ed è un concorrente diretto di Ronson, faceva delle robe bellissime. Però in realtà con quella volta lì riuscì a finanziarsi la costruzione di questa macchina fotografica. Questa macchina fotografica, vi dico veramente un secondo, ha una grandissima caratteristica, molto più intelligente dell'SL66, che ci provò ma non lo fece, ovvero che lo specchio scivola in basso, non si ribalta in alto. Lo specchio doppio ce l'ha la IC, che è una variante dell'S70, sia la D che la S2 hanno lo specchio che scivola sotto e parallelamente una tendina che chiude il detenimento sotto. Beh, arriva il burro di
di fucile d'assalto, quindi bisogna tenerla bene in mano, perché quando scatti con una Dio con una S, cioè, se non ti accorgi la macchina non la tagli. Però è geniale, no? Se ci pensate, lui riuscì, questa macchina, che montava le ottiche Nikon tra l'altro, è stata una macchina che ha proposto anche qui qualcosa di nuovo, mentre invece la EC, che è la copia dell'SL66 degli anni 70, perché gli hanno fatto uguale, hanno fatto le modellature uguali, in realtà lo specchio doppio, che è un vecchio progetto Rolli, cioè Rolli per riuscire a occupare una parte del corpo macchina con l'obiettivo, e poi guardare lo specchio, no? Per essere preso l'obiettivo con l'obiettivo, aveva pensato di fare lo specchio diviso in due, una metà che andava sotto e la metà che andava sopra. Qui l'SL66 è uno specchio unico, ma la Rolli che c'è la CDL, che poi vedremo al prossimo incontro, hanno invece uno specchio doppio. Passiamo al prodotto. Ritorniamo un attimo sugli Stati Uniti. Sapete perché le fotocamere Hasselblad si chiamano Hasselblad? La risposta più banale è perché si chiamano Hasselblad, ma lui in realtà non era di questa idea. Tant'è vero che se voi guardate la produzione di accessori, proiettori, eccetera, fatta subito insieme agli orologi, dicevo prima, l'ho detto apposta, lui si era inventato dei marchi. Ma nell'Europa del dopoguerra e anche negli Stati Uniti c'è un problema su tutti, che è quello che Zeiss sta cercando di registrare il suo marchio al Zeiss occidentale da più parti possibile, perché la Zeiss orientale avrebbe interesse a produrre ancora, è stata occupata dai russi, per quel marchio. Quindi è problematico, loro provano e riprovano prima del lancio della macchina a registrare dei marchi, ma non riescono, cioè non riescono a livello mondiale. Allora lui, il sconsolato, va da Kodak in uno degli incontri e gli dice: insomma, cioè l'unico problema che ho è questo, ma si guarda, scusi, perché la chiamassi? E allora lui dice: va bene, ma lui era assolutamente contrario a chiamarla col proprio nome, tanto è vero che la macchina verrà marchiata e prodotta con il suo nome. Le vendite negli USA negli anni 50 esploderanno, e lui, qui sono concetti che abbiamo già visto, lancia la 1600F, come dicevamo. La 1600F inserisce una delle cose di salute di Hasselblad, che è il sistema alfanumerico. Lui fa due cose tenere, fa due cose veramente tenerissime. La prima cosa tenera che fa è che quando fai i primi 30 esemplari, 37 della 1600F, li numera dall'1 al 7. Dai alla gente l'idea che ha prodotto solo 37 macchine, e lui in un momento in cui non ha una prospettiva di produzione dice: sì, è vero, non c'è ancora spiegati, no? Io la chiamo 37, gli altri mi danno le 36, no? Poi la chiamo 110, ma in realtà è sempre prodotto. Allora che cosa fa? Dalla serie, diciamo, in produzione dal 1950 in poi, che per intenderci la riconoscete abbastanza facilmente perché ha il nottolino nero di ricarica e di selezione di tempi anziché cromato, lui inserisce un codice alfanumerico e poi il numero andava a 13.000, no? Che dice: no, in realtà dalla 10.501. Così quando guardava la macchina diceva: sono stati prodotti 10.501, è vero, no? Perché in realtà, vedete quello che viene scritto qua, sostanzialmente la seconda serie delle 1600F è da CS10501 a CP13823. Considerate che quei numeri li usano anche per produrre i magazzini, che hanno anche loro il codice alfanumerico. Quello che vedete qui è il codice di questa macchina, quindi CH12970, quindi una dell'ultimo lotto prodotte in 1600F. Quella è la terza lettera, che è la E. Quella che era regolare aveva la terza lettera, che non ha avuto doppia, e riconosce sostanzialmente il modello diverso. Ma voi potete in qualsiasi momento risalire all'anno in cui la macchina è stata creata attraverso l'unione della scritta VH Pictures, cioè Victor Hasselblad Pictures, e i numeri da 1 a 0, tanto è vero che CH, se scendiamo, C5H2, questa è una macchina del 1952, questa 500LM UH è del 72, ok? Quindi la cosa geniale, guardate bene, secondo me questa cosa l'ha fatta anche un po' pescato rispetto a quello che era successo a Rezza, voi sapete che la produzione per le carizze di Sigon è impossibile risalire agli anni di produzione.
Siccome lì non c'era un criterio sistematico, ma i numeri come per lei, come per Rode, i numeri di produzione erano tenuti da casa madre attraverso i registri di produzione, lui fa una roba bellissima. La fa probabilmente da un lato per far vedere che in realtà, voglio dire, non c'è una correlazione diretta tra il numero e il numero di produzione del modello, dall'altro per far sì che chiunque in qualsiasi momento potesse riconoscere da tale modello. E in realtà questa cosa durerà per sempre, è una caratteristica unica di Hasselblad, cioè nel 102 non l'hai fatto nessuno. La grossa rivalutazione del dollaro sulle valute europee all'inizio degli anni 70 impone una riflessione sul prezzo degli obiettivi hectare, che la Kodak non è che gli desse proprio il buon mercato. In realtà Kodak faceva un 60, un 80 e un 150, e un 135 e un 150. Quindi sono maturi i tempi, nel 53 Hasselblad va a Oberkochen e propone a Zeiss di fabbricare in luogo di Kodak gli obiettivi. Gli sembra, e qui ci prende grandemente, che il connubio tra un'azienda europea svedese e una tedesca generi un prodotto di eccellenza ancora superiore. Zeiss, che sta cercando clienti, ricordatevi che Zeiss nel 56 con soldi degli americani comprava lo Blender per potenziare il mercato, mette in onda un catalogo che è quello, che è il catalogo delle ottiche Zeiss per Hasselblad. E in realtà gli farà le stesse focali, cioè gli fa un 60, gli fa un 80, gli fa un 135, un 150 e un 250. Ok? Proprio per le considerazioni che prima abbiamo letto di Ansel Adams, Hasselblad si accorge che le pretese di fare un otturatore così sofisticato siano infrante contro la realtà. Nel 53 abbassa a un millesimo di secondo il tempo, perfeziona la macchina. Questa volta vedete che la macchina ha la targhettina 1600F sopra, ed è la caratteristica distintiva, perché in realtà è identica a quell'altra se non per il selettore dei tempi, e la 1600F e la 1000F, scusate, monta solo ottiche Zeiss. Questa è la considerazione che faccio prima, cioè siamo in presenza all'inizio degli anni, a metà degli anni 50, di un prodotto che stimolerà molto anche l'industria giapponese produttrice di 35 mm. Il sistema di Nikon modulare non nasce da un'idea astratta, ok? E sarà il successo commerciale di Nikon negli anni 60. Quando gli altri corrono a fabbricare gli esplosivi, le macchine con esplosive, perché via via, no, si evolvono, Nikon metterà in vendita i Photonic e i fotografi che avevano tutto il corredo non devono cambiare la macchina, cambiano il velino. E questo sarà un successo clamoroso di Nikon. Dopodiché che cosa succede? Lui viene invitato nel 1948, subito quasi in concomitanza con il lancio degli Stati Uniti, alla prima fotochina di Colonia, che riprende faticosamente dopo la guerra, e rifiuta di andare. Per due ovvi motivi: perché non aveva molto da far vedere, ma sarebbe andato in Germania a far vedere una macchina con gli obiettivi americani, per cui rifiutò. Questa cosa fu considerata non benissimo dai tedeschi, da un punto di vista, però lo fece nel 1954. Nel 1954 la collaborazione con Zeiss porta a pensare ad una, innanzitutto alla creazione di un grandangolo che fosse 60 mm, che era molto limitato, per la 1000F. In realtà Zeiss gli propose il Biomi, che era uno dei luoghi grandangolari, no, di punta più famosi, e in realtà però il Biogon aveva caratteristiche tali per cui non poteva essere costruito con uno schema che potesse essere montato sulla 1000F. E quindi cosa fece? Hasselblad, di fronte a questa cosa, non ebbe dubbi, disse: accorcio il corpo macchina, tolgo lo specchio, tolgo l'otturatore a tendina, che a questo punto non ci sta più, faccio sviluppare, chiede a Zeiss, sapete, la Comfort e la Filetech di Monaco è nella galassia della Fondazione Zeiss, sì, dell'800, per cui è un'eccellenza nella costruzione degli otturatori. È chiaro che si trova in una zona, tra l'altro, della Germania che riprende la produzione dopo la guerra,
e in quella frangente progetta un motore centrale per il Diogon e nasce la Suprema, che era chiamata Super White Angle, che è la SU-A, che poi con l'uscita della 500C e il perfezionamento diventerà la SU-C, cioè la macchina granulare più bella mai prodotta. Ha un obiettivo perfetto, io l'ho avuta per anni. In realtà, guardate, queste sono le foto di una SU-A della metà degli anni 50. Violando un principio in base al quale non faccio mai vedere queste foto, le mie fotografie, cioè le fotografie di me stesso, le fotografie scattate da me, queste le faccio vedere perché quelle due foto, soprattutto questa al centro, non direste mai che sono state scattate da un supergranulare. Quell'altra, tenete conto che è stata scattata dal basso. Questa è una festa in Val di Gezzo, ma in realtà quella al centro è stata scappata a meno di mezzo metro dal soggetto. Ed è una macchina fantastica. Ancora oggi ha risultati meravigliosi e sarà, per la perfezione dell'ottica, una macchina grandemente usata nella fotografia di architettura. Una macchina, peraltro, vedete lo schema Biogon simmetrico, che è uno schema, voglio dire, classico, no? Biogon Zeiss. Questa è già una SVC, vedete che è un obiettivo cromato. Poi montavo un mirino con uno specchio che consentiva di vedere una bolla, per cui tu mentre inquadravi vedevi se la macchina era perfettamente piana. Una macchina geniale. Per la SVC furono fatti vari tentativi, l'unica roba che mancava a questa macchina era la possibilità del decentramento, che avrebbe consentito di mantenere la macchina, soprattutto in fatto dell'architettura, di mantenere la macchina perfettamente planare e di muovere un tiro più soggetto. Ma il Diogon aveva un limite evidente, che era la curvatura della lente posteriore in relazione allo spessore del corpo, per cui non si riusciva ad inserire un decentramento che non facesse toccare la lente del corpo macchina. Per cui non fu mai fatto, bisogna aspettare gli anni 90 con la Hard Body, che però monta ottiche Rodenstock per avere la prima super grande angolare decentrabile di Ansima. La collaborazione con Contour prosegue. Alla fotochina del 54 Victor Hasselblad si presenta con la SVC e crea subito un successo incredibile, per cui questa macchina, che è presente in Europa e poi negli Stati Uniti, in realtà in Europa comincia ad avere successo. Dalla collaborazione con Contour e con Zeiss, considerate che quelli sono gli anni, la Contaflex viene che è usato per una riflessione del dottoratore centrale, viene presentata nel 53, la Bessanati viene presentata nel 57, che è un'altra collaborazione, che è una collaborazione con Lander Contour. Contour progetta questi otturatori negli obiettivi che saranno il successo della macchina che verrà lanciata nel 1957, cioè la 505. Il vantaggio di poter inserire l'otturatore centrale nell'obiettivo è che, a differenza di quelle che invece c'erano nella macchina, che quindi sono costrette a disegnare delle lenti molto piccole dietro con gli obiettivi, molti meno costruttivi, qui l'otturatore in mezzo riesce a consentire le dimensioni tali da realizzare questo planar 2.8 meraviglioso, che è quello che poi verrà montato alla stessa apertura del vecchio Tesser della 1000F o dell'Hectar 828 della 1006. Nasce quindi la nuova serie C. Lui nel 1957 va a New York, quella è una foto, torna con una qualità esattamente identica a quella del 48 e presenta la 1500C. La 500C ha alcune prerogative interessanti ed è clamoroso quanto lui riesca anche in questo caso a lanciare l'idea di prodotto, ovvero non solo è modulare, no? L'esperienza della semplificazione della 1000F lo porterà a dire: non solo io ho un otturatore per ogni obiettivo fatto in maniera sufficientemente affidabile da
cioè evitare che abbia risultati diversi, no? Perché chiaramente l'avere un motivatore per ogni obiettivo ha il grande sbattimento di non sapere se gli obiettivi funzionano tutti allo stesso modo. Ma soprattutto rispetto alla 1600 alla 1000F toglie il 70% dei pezzi che ci sono nella macchina. Dentro ci sono degli ingranaggi che sono stati messi apposta per vedere che ci sono degli ingranaggi, ma in realtà questa è una macchina con uno schema di funzionamento talmente geniale e talmente semplice che in realtà lei non fa niente, ha semplicemente dietro, quando scatta, vedete, un otturatore che serve per, se in più deve servire per non far perdere luce quando io cambio l'obiettivo al dorso se non ho la volente, poi per il resto ha davanti la camera di ricarica dell'obiettivo, dietro come l'altra la camera che dice al magazzino che ho scattato, ma questa macchina indistruttibile, la potete trovare come quella che ho trovato io su un milione di scatti e quindi con dei giochi, ma poi la faccio mettere a posto e in realtà spessorandola nella bene non ha più problemi, ma in realtà è una macchina veramente. Siccome sparisce il selettore dei tempi dalla leva di ricarica, la leva è intercambiabile ed è sostituibile da questo esposito, che è il bottone esclusivo di ricarica, che è quello che dà esattamente gli LED che posso mettere sull'obiettivo. Siccome gli LED dell'obiettivo sono qui di fianco, io quando giro la spostazione giro la macchina, vedo gli LED, lo metto sull'obiettivo e regolo le partite di diaframma. Quindi è di una rapidità assoluta l'utilizzo. Questa è una macchina che ancora oggi, se è tenuta in cantina per 20 anni, insieme a parte una roba del genere, voi la recuperate, al limite bisogna, voglio dire, smontarla e lubrificarla, ma è una macchina che andrà sempre, assolutamente sempre. Questa mantiene una caratteristica interessante, che è quella che lo specchio si chiude e non ritorna. Chissà, una caratteristica che adesso si può parlare proprio fino agli anni 90, no? Ma in realtà, se ci pensate, è intelligente, cioè voi non avete mai il dubbio che la macchina non sia carica, perché se non vedete niente la macchina non è carica, no? Vedete? Perché lo specchio rimane in posizione alzata. E quindi la 500C è, se possibile, un successo ancora maggiore rispetto al resto, ed inizia la vera e propria dimensione industriale di Rotterdam in termini di produzione. La 500C ha una tale diffusione negli Stati Uniti, una tale richiesta, che viene innanzitutto ampliato il corredo delle ottiche, ha fatto un 50, non verrà mai più fatto 135 se non per soffietto, e verranno poi nel tempo prodotti obiettivi che hanno fatto la storia. Uno di questi è l'S-Planner 120, che è montato, che è un obiettivo macro, che è cioè più che macro a breve distanze, chiamiamolo, che è montato su questa 500LM, che è un obiettivo fantastico. Unitamente a questo viene ampliato anche il numero dei magazzini in base a vari formati di pellicola. Guardate bene, già la 1600 e la 1000F hanno magazzini che fanno il formato 6x4,5 e 4x4. E in realtà una delle altre cose che viene fatta è questo dorso per pellicola piana, che è uno dei pochi accessori che monta anche la 1000F, che è molto anacronistico per tutti in cui viene fatto. Cioè, questo lo trovate sulle Harley degli anni 30, questo, no? Quando in realtà la pellicola 6.9 si trovava e viene usata come scatto singolo. E anche questo è un accessorio abbastanza importante per il mercato di fotografo a cui viene rivolto. Perché ad esempio, anche se devo parlare del sistema zonale del Sergans, no, lui teorizzava le riprese del bianco e nero attraverso una tecnica che adesso non vi racconto, ma che in realtà richiedeva scatti singoli. Lui preesponeva la pellicola sulla base di alcuni parametri e agiva poi in fase di sviluppo, per cui era interessante utilizzare una pellicola lui, no? Lo vedete sul tetto della giardinetta con la 18 fogli, perché usava pellicola piena. Per cui questo è un accessorio che per lui era fondamentale, no? E per questo accessorio veniva prodotto un forbicione mitico per città, che è quello per cui fustellare la pellicola, no? Perché io dovevo riuscire a portare qua dentro una pellicola 6.6 e una 6.9, che pellicola 6.6 piana non è mai stata prodotta. Arriva la 500L,
negli anni nel 65, che questa macchina, una grandissima macchina per riprese aeree, anche perché poteva essere motorizzata. E se guardate, queste sono alcune applicazioni, la vedete montata sull'elicottero, la vedete montata con il temporizzatore di fianco per le sequenze, e qui la vedete spiegata nell'utilizzo fotogrammetrico, perché io attraverso il temporizzatore, l'ottica, l'altezza dell'aereo e la velocità riuscivo a fare foto in sequenza del terreno. Secondo voi questa fu la caratteristica che fece sì che Hassel andò sulla Luna? In realtà Paolo, no, in realtà no, anche se questo fu il motivo di successo, e le missioni lunari statunitensi sono divise in tre grandi blocchi. Sono le missioni Mercury degli anni 70, che avevano come obiettivo quello di inviare almeno un uomo nello spazio in orbita. Le missioni Gemini, che avevano l'obiettivo di far orbitare intorno alla Terra la navicella, le missioni Apollo, che invece avevano l'obiettivo di far scendere un uomo sulla Luna. Queste sono idealmente le motivazioni delle tre missioni. E in realtà la missione Mercury dovette combattere con la grande fregatura che i russi dell'Aeronautica americana nel 61, mandando Gagarin per il primo uomo nello spazio, quando loro erano lì che dicevano andiamo, non possiamo, adesso partiamo, ma era qui, salì. In realtà la scelta di Hasselblad fu assolutamente casuale, nel senso che, guardate bene qui, è come che diciamo la scelta del mercato, una scelta interessante. Hasselblad era veramente famosa, ed era, quando ho detto questa cosa mi è venuto un po' da ridere, delle prime missioni che mandavano nello spazio gli astronauti, quindi per tutte le missioni, per le missioni Mercury che l'hanno fatto e per le missioni Gemini che sono arrivate fino al 67, in realtà gli astronauti si portavano la macchina fotografica, loro, molti di loro di fotografia non sapevano niente, no? E quindi quando ci furono le prime missioni Gemini, andarono per esempio una ANSCO, andò una robot recorder, tornando con delle foto grandemente improbabili. Nel 62 Walter Schirra, che è un italo-americano astronauta, prima di partire, allora gli usò un mercato di fotografia con la 505, la portò nel laboratorio della NASA e sostanzialmente la pitturarono di nero per un fatto di rifrazione nell'ambito, no, della navicella, gli tapparono il mirino, non c'erano della pelle intorno, sì, perché in realtà posso dire, questo lo fecero dopo l'Apollo 1, perché l'Apollo 1 in realtà non è una missione che c'è stata, ma quella che esplose sulla rampa di lancio per un problema di cortocircuito e morirono i tre astronauti, fu chiamata Apollo 1 in memoria, ma non avevo ragione, che non è mai partito. Generò una serie di beghe di questo tipo, non solo, ma comunque dovete rivedere pesantemente il modificante degli operatori, perché quell'incidente che avviene nel 67 genera una serie di timori della NASA rispetto a quei cacchi che si portavano gli astronauti con loro, perché fino ad allora il problema è che uno poteva portare, non dico quello che voleva, ma in realtà si portava oggetti, soprattutto per questo motivo, che potrebbe essere quello della fotografia in particolare. Quindi questa in realtà è una 500C, alcuni invece mettono un anello di fianco perché possa essere impugnata con il guanto della tuta che tengono gli astronauti all'interno della navicella e possa avere una manopola di ricarica che sia un po' più piacevole. Però non so, questo magari no, può decidere, perché la 24 ancora che lo farà dopo, no? Anzi, in realtà glielo farà spinta anche da esigenze di questo tipo, per cui il formato 220 in realtà viene molto spinto alla necessità di avere più autonomia in quel tipo di missione. Walter Schirra è questo, quello che vedete in mano è l'Hasselblad che lui porta, la macchina torna con la missione spaziale e guarda non la vedete. Gemini non si allontana mai dalla Terra tanto, perché non entra mai in realtà in orbita reale, soprattutto non entra nell'orbita della Luna, cosa che fa la missione Apollo, quindi non si riesce mai ad avere una visione della Terra dell'intero. E quindi quello che loro portano sono delle foto della superficie terrestre fatte ad un'altezza tale per cui non so, ti prendono il Corno d'Africa, ti prendono, non so, la parte dell'America centrale, però in realtà non sono foto
che ricadono dalla terra per tutti. Quindi che cosa fanno? Michael Collins, in una delle, che è un altro astronauta famoso, in una delle ultime missioni Gemini, porta una SVC. Porta una SVC e mentre è intento in una durante un'orbita nel fare un intervento fuori dalla navicella con l'SVC, ma a un certo punto, mentre è in diretta mondiale, gli sfugge la SVC dalle mani, lui cerca di recuperarla e dice: ho perso la mia Hasselblad, no? E il richiamo nominale del mare, che è talmente forte, che è accompagnato dalla stampa in Svezia il giorno dopo, che dice: in orbita il primo satellite svedese. Ed è una degli aneddoti che viene raccontato, ma questa cosa viene citata anche da Ansel Adams qui dentro per spiegare il garbo di Hasselblad, quando dice che quando l'astronauta si sfugge, mi appunto gli disse: no, se io vedo ringraziare lei perché la mia macchina è in orbita, no? E poi disse: d'altronde il laccio che lo agganciava alla tuta non l'avevamo progettato noi, per questo assolutamente affare di quell'altra. E questa cosa contribuì a far sì che nel 67 la NASA finalmente stabilì con Hasselblad un accordo formale, cioè occorreva dotare la ricerca della missione Apollo, che sarebbe partita nel 68, con una serie, cioè le prime reali, no? Le prime missioni reali, con delle fotocamere studiate apposta. A questo punto l'occasione era qui, lo vedete a Göteborg con dei tecnici della NASA, lui fece una cosa clamorosa, fondò nell'ambito dell'azienda una sessione per le missioni spaziali. Ma chi era l'azienda che all'epoca poteva vantare una cosa del genere? E Zeiss di contro cominciò lo sviluppo anche indotto da NASA, lo sviluppo ad esempio di trattamenti antiriflesso che favoriscono la ripresa nello spazio, di lubrificanti che in assenza di gravità non affonassero, quindi potessero compromettere il funzionamento degli attuatori. E per fortuna questa esperienza all'inizio degli anni 70 nascono gli obiettivi di Star, che sono quelli di finitura nera che trovate sulle macchine con il suffisso M, che hanno gli obiettivi da cambiare. Ma questa foto pubblicata su Life, quando partono le missioni Apollo, la missione dall'Apollo 9 all'Apollo 10, dall'Apollo 8 all'Apollo 10, viene inserita la navicella nell'orbita lunare, ed è fondamentale avere una macchina che sia in grado di fare dei rilievi puntuali delle superfici del lunaggio. Per cui non solo quella missione dell'orotronomo, delle foto della Terra, presa per l'intero, che faranno l'epoca, ma tornano anche con dei dettagli della Luna notevoli, tant'è che portano per la prima volta un teletessera 500 con le LM opportunamente modificate, ma hanno un problema in più. Fare le foto sulla Luna vuol dire avere la certezza delle dimensioni degli oggetti che fotografano. Quindi la LM lunare viene sofisticata ulteriormente, viene installato un vetro di rosò che è questo dietro, che è quello con tutti i crocettini di riferimento, che è quello che consente, tenuto conto della distanza, tenuto conto dell'ottica, di calcolare esattamente la dimensione degli oggetti che fotografa. Questa è la HDC, cioè l'asse della data camera, sarà quella che poi ispirerà la macchina commercializzata negli anni 70, quella grigia, che è una derivata di questa qui, che viene usata per fotogrammetria, ma sarà la macchina legata alla quale c'è questa favola per cui Hasselblad ne costruì 14, 12 sono state abbandonate sulla Luna, sappiamo dove, perché Hasselblad ha esattamente la coordinata nel caso mai qualcuno andasse a recuperarle. Delle altre due c'è un giallo, troverete una letteratura di internet incredibile, perché molti astronauti per campare vendevano gli oggetti che riportavano, e siccome il ritorno su una navicella spaziale doveva essere fatto con il minore carico possibile, in molte situazioni, quasi tutte le situazioni, l'ordine di lasciare a terra le macchine, cioè venivano staccati i magazzini 70, che è un magazzino come questo qua, e le macchine venivano lasciate a terra. Questo è un magazzino 70, tanto è vero che trovate senza le pelli, perché poi queste macchine andavano assolutamente pulite, perché il tema della colla è un tema considerato di una meticolosità, quindi la scelta dei materiali fu veramente assoluta. Questa montava una pellicola della Kodak in questi magazzini speciali che potevano arrivare fino a 200 cose.
c'è un altro aneddoto divertentissimo che dice che in realtà quando la NASA comunicò ad Hasselblad le modalità di sbarco delle fotocamere sul suolo lunare, come il pieno resto degli oggetti non si andava molto per il sottile, no? Perché tutte erano ingombrate, la struttura era parecchia, il dislivello non era proprio banale, per cui gli oggetti venivano buttati, no? Si sono buttati, non potete buttare una macchina fotografica, allora negoziamo di avere un sistema di aggancio alla tuta che facesse scendere l'astronauta con la fotocamera in mano. Negli anni 70 finisce temporaneamente il tema delle missioni lunari, ma ormai la fama di Hasselblad è assoluta. Con l'avvento delle nuove ottiche nere, e in realtà trovate soprattutto alcuni 8228 già di star cromati, che sono molto portati, sono molto rari, però in realtà con le ottiche nere viene lanciata la serie di obiettivi intercambiabili. Negli anni 70 la Rolle, che evidentemente rosicava da morire, fa una pubblicità comparativa, questo lo ricordo dal numero di fotografare sempre del 71, e, giocando un po' sul tema dello slang, in cui S vuol dire problema, fa questa pubblicità in cui dice vuoi S, cioè perché problemi, e in realtà in maniera spudorata paragona le due macchine dicendo la mia è basculante, c'ha per montare tutte le ottiche, mette a fuoco da vicino, la loro macchina e l'altra hanno fatto tutte queste cose. E chiaramente siamo in un contesto veramente diverso rispetto alle foto sull'isola di Rao, tra i denti, però Rolle prese delle mazzate sui denti, perché comunque questa roba non la portò a migliorare, no, considerevolmente le vendite negli Stati Uniti. Escono alcune novità, una di quelle è il diaframma automatico. Sapete che gli anni 70 sono anni di grande tribolazione in alcune case che facevano macchine professionali rispetto agli automatismi, per cui Canon fece il Servo Finder e Nikon fece gli S12 per i Photonic dell'F2, che erano sostanzialmente collegati con l'esposimetro dei motori che ruotavano il diaframma in base al tempo di impostare, no? E Hasselblad fece questo, che è fantastico, che è applicabile all'80 planar e anche agli altri obiettivi, più di lungo fuoco, e univa le caratteristiche di poter scattare in remoto con la 500LM anche la possibilità di gestire in automatico le variazioni di esposizione. Un'altra delle cose fantastiche, siamo sempre negli anni 70, siamo sempre nella ricerca di obiettivi con prestazioni grandissime, Zaris produce il 250 cromatico, che è un'altra delle ottiche fantastiche prodotte in quell'epoca, no? Serie di Apollante agli altri obiettivi cromatici, ne parlavamo la sera Wegländer. Nel 75, poco prima che lui lasciasse l'azienda, che vendesse l'azienda, ritorna l'otto la tendina. Ritorna con la 2000 FC, che è una macchina che si trova ancora abbastanza cara sul mercato del gioco, ne hanno all'inizio fatto molto, è una macchina che sconsiglio grandemente perché ha un rotolatore di titanio che uno fa il magazzino ed è matematico che ci infila dentro. Tanto è vero che poi fecero la FCM, che quando togliere il magazzino aveva una tendina che proteggeva il rotolatore, no? Tanto è vero che in questo è un problema, soprattutto un rotolatore in titanio, se volete, è ancora più delicato di quello della 1600 e della 1000. Qui, per dirvi quello che vi dicevo, cioè per confermarvi quello che vi dicevo prima, Victor Hasselblad è ritratto mentre fa delle foto con la 2000 FC. La 2000 FC ha il selettore dei tempi sul bocchettone delle ottiche, può montare gli obiettivi della serie C e funzionare sia con l'autonomia centrale che con l'autonomia tendina. Cosa? Clamorosa, perché in realtà tu quando cambi obiettivo di autonomia senza cronica, quando usci dal TRS o l'SQ, prendevi le vecchie e le buttavi via, macchina obiettivi, no? Invece tu su una FC puoi montare questo obiettivo, lasciarlo aperto e farlo funzionare con l'otturatore tendina o utilizzare l'otturatore centrale di questo obiettivo. Un'altra, siamo ormai quasi alla fine, un'altra delle attività clamorose di Hasselblad, dell'attività divulgativa, io non ho a memoria, come dicevo, sono raccolto il segnale di documentazione, non ho a memoria un'azienda che abbia prodotto il materiale divulgativo che ha prodotto Hasselblad. E Hasselblad di fatto, già negli anni 60, questa cosa l'ha perfezionata negli anni 70, produceva questi bollettini a tema, che sono tantissimi, guardate, sono infiniti, nei quali viene spiegata la tecnica dell'utilizzo, molte di quelle immagini sono carte da lì, e sono bellissime da leggere, molti di questi le scritti pubblici.
Pensate che questa attività di professore qua veniva poi condotta attraverso anche una rivista che si chiamava Hasselblad, che poi è stata sostituita negli anni 80, si è recuperata in uno degli anni 60, sono bellissimi. Nel 69 fece uno speciale, era la Dicendo Scuola. Ah, beh, Focus però degli anni 80. Focus era uso organo degli anni 80. Invece negli anni 60 e 70 la rivista si chiamava semplicemente Hasselblad. Un'altra delle cose meravigliose, uniche anche da un punto di vista di comunicazione aziendale, erano le lettere che partivano direttamente da Gothenburg ai clienti. Queste sono lettere nelle quali all'avvento della serie M si tranquillizzano i clienti che avevano 500 C con la E e L, perché gli si diceva: non vi preoccupate, lo facciamo con i vetrini intercambiabili, non vale la pena modificare le vostre macchine, ma in centro assistenza Hasselblad troverete tutti i vetrini che con un semplice intervento a un prezzo stabilito potranno essere montati sulla traccia. Qui poi trovate, ma questo è rilevando, la cronologia dei modelli, e arriviamo poi alle serie anche successive, e la cronologia delle serie di obiettivi. Questo l'ho messo insieme io, spero sia leggibile, vi dà l'idea di che cosa monta cosa, no? Anche se in realtà non riuscite a mettere quasi tutto su tutto. E, no, però in realtà se uno mette un'ottica F sul corpo 500C, in realtà non c'è più da fare. Della fondazione vi ho già parlato, della serie 200, cioè di quella elettronica lanciata negli anni 2000, c'è poco da dire, erano macchine tuttora molto costose che incorporavano l'esplosivo come del transport sim spot. Sono macchine veramente molto belle, tanto sicuramente l'elettronica aveva fatto passi in avanti, hanno anche una affidabilità notevole. Hard body e flex body, ne abbiamo già parlato dell'hard body, flex body esce negli anni 90 con l'idea di avere un sistema basculabile. La X-Pan esce nel 98 ed è una collaborazione con Fuji e inventa su 35 mm il formato panoramico. In realtà il formato panoramico è già ottenibile con 30 panoramica, con i magazzini 56 per 56. Questa è una macchina molto interessante, è un'altra macchina particolare che consente di ottenere anche effetti molto creativi. Terminiamo dicendo e fermandoci all'epoca dell'arrivo del digitale. Nel 98 ha sviluppato già una collaborazione prima con Kodak e altri ed è la prima a produrre il verso digitale con le sue macchine. Che si perfezioneranno via via, ma in realtà Hasselblad continua per tutti gli anni, per una parte degli anni 2000, a produrre macchine e analogiche a mettere a disposizione dei dossi digitali di altre macchine. E qui si ferma un po' la storia di stasera, perché chiudiamo con una foto di Wobby Top-Up dove c'è il fotografo di Bill Dennis, che è un altro delle mie grandi icone, che impugna un Hasselblad e fa una foto in studio. E se non ci sono domande io vi ringrazio per l'attenzione. We'll be right back.